Buongiorno, vi saluto e vi ringrazio per aver voluto accogliere la nostra proposta, il nostro invito a questo primo incontro di un ciclo che ci impegnerà per la giornata di oggi e la giornata di domani. Un ciclo di incontri promosso da DS, Didattica e Innovazione Scolastica. Vi ringrazio appunto per aver partecipato. Se volete prendere posto, insieme a tutti voi ringrazio in modo particolare l'onorevole Valentina Prea, sottosegretario, che ci onora della sua presenza. La ringraziamo. Il dottor Cominelli, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Invalsi. E penso ci permetterete un saluto tutto particolare al professor Giuseppe Meroni, senza del quale DS non esisterebbe, perché ne è stato il fondatore e la guida per tutti questi anni e attualmente è presidente dell'IRRE Lombardia. Grazie di nuovo a tutti voi. Diamo inizio a questi lavori volendo ripercorrere brevissimamente quello che è accaduto negli ultimi anni e nell'ultimo anno in particolare. Che cos'è DS da quasi 20 anni a questa parte, che sia noto a tutti in Italia, nel mondo della scuola è noto a tutti. È stata una presenza che ha animato di proposte, giudizi, iniziative, presenze. Appunto la scuola è intervenuta nelle problematiche vive che l'hanno, questi anni anche molto agitati, travagliata con una puntualità di giudizio e di intervento che credo sia stata riconosciuta unanimemente. Vorrei invece adesso di più delineare quello che è accaduto negli ultimissimi anni e in questo in particolare, al punto da suggerirci di proporre un ciclo di incontri di DS al meeting di Rimini, perché è maturata in noi, si è approfondita in noi fino a sorprenderci profondamente la ragione di fondo che ha generato l'esperienza di DS, e cioè una ragione ideale. C'è un verso di Carducci che è caro alla nostra storia, dice tu solo o ideal sei vero. Ecco, noi abbiamo approfondito negli ultimi anni e in quest'ultimo in modo poi più specifico la potenza dell'ideale come capacità di costruzione dell'umano e come capacità di costruzione di una compagnia di insegnanti. Tu solo o ideal sei vero. Contro ogni contraria apparenza, che farebbe dire che spendere, scommettere sull'ideale sia un fatto di ingenuità, perché la concretezza starebbe altrove. Ecco, noi abbiamo proprio invece fatto questo percorso. Siamo cresciuti in tutti questi anni fino a cogliere con maggiore spessore e fino a delineare con maggiore esattezza i contorni di un'esperienza che si è fatta sempre più precisa. Che cosa vuol dire partire da un ideale? Vuol dire che noi partiamo da una soddisfazione della nostra persona già in atto. Noi non rincorriamo la soddisfazione nel futuro, noi non rincorriamo la soddisfazione nella possibilità di modifiche, di strutture, di riforme stesse, ma noi abbiamo incontrato un'esperienza, una compagnia umana nella quale la risposta alle nostre esigenze più profonde si è realizzata. E si capisce che se questo accade, sta accadendo, è la sottolineatura che abbiamo voluto mettere
nel quartino che avete trovato sta accadendo. Non è accaduta appena, ma ora sta accadendo. E se sta accadendo una positività di questo genere, è chiaro che si va a scuola con una coscienza diversa di sé, con un modo diverso di rapportarsi, con una intelligenza, una creatività che sono diverse, originali. A me colpiva in modo particolare quello che diceva alla fine di una nostra iniziativa una professoressa appena conosciuta, che sentiva il bisogno di venire a salutarci e di ringraziarci con queste parole: vi ringrazio perché mi avete ridato il coraggio e la speranza per tornare a insegnare. Fra 6 giorni io sono in collegio docenti, il 1° settembre alle 9 a Firenze ho il mio collegio docenti. Tutti questi? Non tutti, qualcuno il 2, il 3, ma insomma io il primo. Scusate, ma la stragrande maggioranza degli insegnanti con quale stato d'animo riprenderà il 1° di settembre a lavorare? A me pare che paradossalmente l'urgenza più grande che io sto avvertendo in questi anni è proprio il bisogno da parte degli insegnanti di una speranza che ridia il coraggio per riprendere a insegnare, per affrontare problematiche che si sono fatte, fra l'altro, sempre più complesse e difficili in questi ultimi tempi. Allora, l'altro passaggio che vorrei fare è questo. Il quartino continua citando nell'interno e poi nell'ultima facciata un celebre verso di Dante Alighieri, tratto dal canto 26° dell'Inferno: ma misi me per l'alto mare aperto. Chi parte da una soddisfazione del proprio bisogno, chi parte da un'esperienza di compagnia intensa e ideale, è uno che è in grado di prendere il largo, è uno in grado di rischiare una presenza, un'ipotesi, una progettualità. È uno che non teme la novità, è uno che è disposto a giocarsi sapendo che ha già vinto prima ancora di cominciare a giocarsi. Cioè il farsi di una compagnia è insieme il farsi di una personalità, è il farsi di un uomo. Noi abbiamo bisogno, credo, di insegnanti che siano disposti di nuovo a rischiare, ma con una fresca speranza, che siano disposti a giocarsi i lunedì, i martedì, che siano disposti a sentire festivi anche i giorni feriali e non semplicemente siano soprattutto interessati a sapere se la pensione si avvicinerà o ritarderà o a quali condizioni accadrà. Ecco, detto questo, io passo appunto a presentare allora questo primo incontro, questo primo appuntamento del nostro ciclo di incontri intitolato La sfida della personalizzazione. Vorrei presentarvi i nostri relatori e ho alla mia destra la professoressa Manco Caterina, dirigente dell'Istituto Comprensivo Monterotondo in provincia di Roma. Grazie. Fra l'altro impegnatissima nella sperimentazione della riforma, se ne parlava prima, ci diceva che è come che lei e la sua attività nella scuola dirigente abbia anticipato da anni quello che poi sono le linee fondamentali della riforma. L'abbiamo conosciuta di recente, a gennaio del 2004, in un seminario organizzato dal MIUR svolto a Bellaria, e ci è sembrato estremamente interessante il rapporto con lei per il contributo che è stato in grado già di offrirci, di cui poi oggi stesso potrete voi prendere atto. È presente alla mia sinistra il professor Mazzeo Rosario, che è universalmente noto perché
coincide con DS. Come? Coincide con DS. E accompagnando tutto il mondo dell'esperienza della scuola secondaria di primo grado attraverso la pubblicazione di testi, attraverso, credo, un numero pressoché infinito di corsi, di formazione, docenti e il collaboratore appunto di riviste. Ecco, noi lì chiederemo loro di introdurci in questo tema così interessante che è la sfida della personalizzazione. Questa parola così importante, chiave all'interno della riforma che stiamo trattando e che appunto con il primo anno anche della scuola media e le toccherà anche questo livello. Perché la sfida della personalizzazione? Che cosa comporta? Chi la può sostenere? Ecco, io direi che in questo modo, cedendo la parola al professor Mazzeo, possiamo appunto introdurci nel merito. Il mio intervento presenta tre punti. Innanzitutto, perché è una sfida? E perché raccogliamo questa sfida. Il secondo punto, il tema della personalizzazione, che è molto vasto. Allora io mi limito a presentare alcune caratteristiche generali e poi fermarmi sulla differenza tra personalizzazione e individualizzazione, cogliere il rapporto tra personalizzazione e insegnamento, perché diventa la personalizzazione, è una dimensione della professione. E poi personalizzazione d'apprendimento, perché la personalizzazione diventa risorsa dell'apprendimento. Cioè lo studente ha la possibilità, attraverso la personalizzazione, di essere protagonista. Ma nel terzo punto dobbiamo per forza vedere o semplicemente accennare un po' qualcosa, adesso diceva il professor Baroni, che la personalizzazione implica, così come io l'ho intesa, l'abbiamo intesa leggendo i documenti della riforma, implica un cambiamento a livello culturale, sia per quanto riguarda il versante organizzativo, sì, per quanto riguarda il versante didattico. Allora almeno dirci alcune parole chiave al riguardo. Per quanto riguarda il primo punto, siamo portati a raccogliere una sfida proprio per come siamo fatti. È un po' come diceva il professor Baroni, cioè questo gusto di fare i conti con tutto ciò che incontriamo. Di prendere il largo continuamente. E allora tutta la proposta della riforma, tutta la riforma per noi è un'occasione di approfondimento, di ricomprensione dell'esperienza che viviamo e che abbiamo vissuto, proprio come compagnia al lavoro. Del resto anche il titolo stesso del meeting è in questa direzione. Per noi, almeno io l'ho avvertito così, un tendere continuamente alla meta e come continuamente verificare l'ipotesi di partenza. Ma questo è possibile proprio perché abbiamo imparato, impariamo continuamente. Tra l'altro io ho capito che questa è anche condizione per insegnare, perché uno per poter insegnare deve imparare, deve sapere imparare. A me ha molto colpito appunto una frase che avevo letto che dice insegna veramente chi impara mentre insegna. Allora un'apertura, una disponibilità alla verifica, che sono il contrario, vedete, dell'ideologia della chiusura mentale, o anche del conservatorismo, perché questi ostacolano la comprensione di come stanno le cose e anche la possibilità di un cambiamento, se non c'è questa apertura e disponibilità alla verifica, a vedere se è vero. Cioè, noi ci siamo messi, ci mettiamo in questa, vedere se è vero, se la riforma ci permette di insegnare meglio.
con quella soddisfazione per noi e per i ragazzi che diceva il professor Baroni. Ma anche un'altra ragione per cui accettiamo la sfida è la natura stessa della riforma. La riforma ha carattere di gradualità, quindi di flessibilità nell'attuazione. Cioè non è un pacchetto che ci viene consegnato adesso applicatelo. Cioè si tratta di un'ipotesi da far nostra insieme. E quindi, vedete, appunto, ma sono cose che sappiamo tutti, cioè non è una rivoluzione, ma è un processo in atto. Cioè la riforma Moratti è dentro un processo di cambiamento della scuola. Ha un suo volto, ma è dentro un processo, ed è un processo che lascia il tempo agli insegnanti, ai genitori, a tutti i protagonisti, di imparare le novità. Certamente il primo punto di lavoro di chi accetta la sfida, e guardate che questo non è poco, è quello di cominciare a conoscere e a capire cosa dicono i documenti, cosa dice. Guardate che già questo è il primo punto molto interessante. Poi assumere criticamente, dove criticamente è proprio quello di vagliare ciò che corrisponde al nostro ideale, al desiderio di rispondere ai bisogni dei ragazzi. E in questo modo noi ci accorgiamo che nella riforma ci sono elementi di sottolineatura, ci sono alcune cose che vengono come sottolineate, aspetti che sono già nel nostro lavoro. Per esempio, non so, la centralità educativa, la centralità del soggetto che apprende, è già dentro il nostro lavoro. E poi ci sono anche delle novità, sia a livello di sistema, ma anche a livello della fisionomia della professione. Di questo dirò fra poco qualcosa. Ma mi premeva appunto sottolineare questo aspetto. Accettare la sfida vuol dire cominciare almeno a conoscere, cercare di capire senza pregiudizi e poi assumersi appunto criticamente. Delle novità più, le novità più evidenziate, perché noi sappiamo che ci sono state molte chiacchiere, molte chiusure nei confronti della riforma. L'articolazione dei cicli, monte ore obbligatorie, il tutor, il portfolio, formazione professionale, sono tutti elementi di novità. Alcuni, come vi dicevo, chiacchierate proprio tra ignoranza e malafede e menzogna, censurando, secondo me, il fatto che viene proposta una forma del fare scuola che è improntata ai principi di autonomia. Cioè l'autonomia non l'ha inventata la riforma Moratti, ai principi di sussidiarietà, di libertà educazione e quindi di reale equità. Io adesso su questo non mi fermo, perché poi la dottoressa Manco documenterà meglio di me questo aspetto. A me interessa farvi notare come queste novità siano diverse, adesso io l'ho proprio come elencato, ma a mio parere la parola chiave delle novità è proprio la parola personalizzazione. Personalizzazione è una delle parole più ricorrenti nei documenti. È anche la parola densa di significato, perché è chiaro, se quando dico personalizzazione penso alla persona. Allora, evidentemente, quando dico persona penso un essere che è in rapporto con l'infinito, che è fatto dall'infinito. Certo, se io comincio a dire è un individuo che funziona in un certo modo, mi dice come funziona, me lo dice la psicologia, me lo dice la pedagogia, allora la parola personalizzazione dice quasi niente, dice le cose che sappiamo già. Se invece andiamo a fondo del significato, come cerco adesso di fare io, ci accorgiamo veramente che ha una grande densità e ci apre un orizzonte grande. Quindi vale la pena iniziare a settembre, il primo settembre vale la pena entrare a scuola, proprio per il significato che ha questa parola. In ogni modo, se uno volesse fare i conti, io ho visto sui documenti del decreto legislativo, almeno 30 volte c'è questa parola, quindi veramente è la parola chiave. Ed è di tutta la novità della riforma. Ma
Per me la cosa interessante, io dico così, quello che io ho colto come interesse, cioè come motivo del mio lavoro e da condividere con amici e colleghi, è accorgersi che appunto quando diciamo personalizzazione noi diciamo un criterio di organizzazione della scuola. Cioè, si tratta di organizzare la scuola in un modo in cui sia possibile agire, no, prima diciamo pensare e agire da persone, tra persone. Secondo, la personalizzazione come compito specifico della professione docente. In modo, questi sono i punti che adesso vorrei illustrare. La personalizzazione come principio metodologico didattico. E poi la personalizzazione come concretizzazione del percorso della centralità della persona che apprende. Centralità della persona che apprende è un termine che in questi anni si sente dire continuamente. Appunto, io intuisco, ho visto, vedo che è possibile concretizzare un percorso. Chiaro che io personalmente, ma molti amici, molte persone che qui che sono presenti, da anni noi lavoriamo su questo. Ma una cosa è farlo quasi di nascosto, quasi da trasgressivi, una cosa è farlo apertamente, dicendo che questo è il ruolo e il significato della scuola. Allora mi fermo innanzitutto sulla questione della personalizzazione e dell'organizzazione. C'è una, come dire, possibilità di gestire il tempo scuola che non sia più, vedete, come a settori. L'unità del tempo scuola non è semplicemente l'ora o la settimana, è un monte ore, e la singola scuola dovrebbe strutturare, articolare questo monte ore, perché c'è questa possibilità di flessibilità, tenendo conto di quella che è la situazione del territorio, tenendo conto di quelle che sono le esigenze e le richieste delle famiglie. Quindi vedete che se non ci fosse questa flessibilità, la personalizzazione sarebbe una parola astratta, sarebbe un invito generico. Ma anche si capisce che la personalizzazione c'entra con proprio l'organizzazione della scuola, proprio per la questione dell'autonomia. L'autonomia diventa il contesto della personalizzazione. E sappiamo che l'autonomia è anche, qualcuno l'ha definita, ho letto un articolo di Chiosso, l'ha definita la madre di tutte le riforme. Perché effettivamente l'autonomia è l'ambiente e il fattore dell'attuazione dei piani personalizzati. Se non ci fosse questa non sarebbe possibile appunto nessuna personalizzazione. E guardate che non si tratta, non è un discorso astratto. Penso che nel primo collegio docenti, primo settembre, tutti abbiamo a che fare con il POF. Ora, sì, tra il POF lo strutturiamo come un documento burocratico o è il documento della personalizzazione? Cioè si muove in direzione della personalizzazione. E il POF è il documento della scuola, no? Dell'autonomia. Ancora sulla personalizzazione e l'organizzazione, notate che appunto io posso costituire un POF che dia un'immagine della scuola come un ente che è precostituito e tutti quelli che vengono devono avere come il grembiolino, oppure posso pensare, il grembiolino che do io, oppure posso pensare alla scuola come appunto nella riforma, questo mi pare che emerge, come una comunità che apprende. Perché ho usato la parola comunità? Perché è il luogo della persona. Quindi la scuola come luogo e strumento dell'insegnamento e apprendimento di persone. La scuola non è una caserma, non è un reggimento, non è nemmeno una palestra per tecniche o per l'animazione ludica, no?
è una comunità che apprende. Anche la parola comunità è densa di significati. Ma se non ci fosse la comunità, come fa a emergere un lavoro tra persone? E evidentemente sempre si capisce che la personalizzazione ci dà una direzione a livello dell'organizzazione anche per il ruolo della famiglia, soggetto che coopera. Giustamente un'amica mi ha fatto notare che non dice che collabora, la parola coopera dice di più. È un operare insieme. Certamente anche la parola collabora è un lavorare insieme, come la parola collegialità aveva un significato inizialmente, poi è diventata formale, ma coopera, sapete, la mia scuola, che è una scuola gestita da una cooperativa, questa parola, cioè quando si dice che la famiglia è il soggetto che coopera, io lo vedo concreto, partecipa alla definizione del percorso del proprio figlio nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni. Questo rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni è proprio la personalizzazione. I genitori coinvolti nella programmazione, nella verifica dei progetti educativi e didattici che vengono posti dalla scuola. Ecco, quindi mi sembra che è chiaro che la personalizzazione ci dice la direzione dell'organizzazione della scuola, del tempo scuola, dei rapporti tra scuola e famiglia, di come fare il po'. Ma adesso un passo avanti ulteriore è accorgersi che il ruolo docente non può essere concepito in termini di monade autosufficiente. Scusate se uso questa immagine, ma me lo diceva un collega, dice: l'insegnante entra in classe, chiude la porta e si sente un padre eterno. Quello che accade nell'aula accanto, quello che è accaduto prima che entrasse lui, non viene preso in considerazione. Ma come facciano a non prenderlo in considerazione se io guardo in faccia questi ragazzi, i ragazzi? Ma i ragazzi prima che io entrassi cosa facevano? Che esperienza facevano? Com'erano? Come hanno vissuto? E non posso pensarmi appunto come monade autosufficiente o un precettore isolato, tantomeno un funzionario con compiti esecutivi burocratici. No, come dire, non è possibile che l'esercizio della professione sia semplicemente compilare delle carte. È un professionista in un'equipe di professionisti. Questo, vedete, è possibile proprio per l'abbandono della logica dei programmi e della programmazione curriculare. Qui evidentemente bisognerebbe entrare nel merito, nel merito, perché cosa vuol dire abbandonare la logica dei programmi come dettati di comportamenti, di contenuti, di regole che vengono dal centro? Cosa vuol dire abbandonare la programmazione curriculare? E non approfondisco questo tema perché altrimenti questo appunto è come individuare come delle strade. Mi interessa far notare che come dire, le indicazioni, la riforma dà all'insegnante il vincolo della personalizzazione. È insegnante chi lavora costruendo, elaborando con gli altri colleghi dei percorsi che siano personalizzati. Le indicazioni non sono i programmi, questo lo sappiamo, ma indicano come degli standard obbligatori di prestazione del servizio professionale che tutte le scuole e tutti i docenti sono tenuti a erogare per promuovere competenze degli allievi. Poi l'amministrazione è obbligata a controllare che siano garantiti. Non è poco questo, non è poco, perché vedete, abbiamo detto prima del POF, non c'è scritto alla fine dell'anno gli alunni devono, no?
ma io alla fine dell'anno, no, io ho scuola documento che ho fatto. Io quest'anno come scuola penso di fare questo, questo e quest'altro. E a questo punto uno potrebbe chiedersi proprio, ma l'esigenza di personalizzare, che è antica, diciamo, almeno nella pedagogia del Novecento, no? Che ha sempre alimentato il desiderio dei docenti di qualificare il proprio intervento educativo, questa esigenza rispetto alla riforma sicuramente non è una novità, non è una novità in senso assoluto, e che la personalizzazione aiuta a reinterpretare alla luce di esigenze nuove, con certe particolarità, con certe specificità, un motivo diciamo che è ricorrente nel dibattito pedagogico e anche nella nostra esperienza, che è quello della differenziazione, quella di dare veramente a ciascuno il suo. Quindi non è una novità assoluta, la novità è il modo con cui interpreta e dà la possibilità di lavoro. A questo punto io dovrei dire che in senso generale personalizzare è proprio coinvolgere me come persona, perché innanzitutto la personalizzazione riguarda il docente. Se io non mi sento, non mi penso, non mi pongo come persona, come faccio a guardare negli occhi gli altri che sono lì come persone? Quindi la persona nella sua totalità, nella sua unità, con la sua natura irriducibile a cosa e con la sua libertà. Certo che se io mi metto a guardare i miei alunni con davanti le teorie, o davanti agli occhi teorie che ho preso dai libri, allora non riesco a cogliere il mistero dell'altro, non riesco a cogliere la novità che mi può accadere nell'ora di lezione. L'ora di lezione è veramente un incontro. Guarda che non è esagerato, io questo qui l'ho documentato tante volte, perché l'ho vissuto e lo vivo. È un'avventura l'ora di lezione se io entro come persona e guardo gli alunni come persona. Per persona fino al punto che il mio alunno mi può dire no, non ho voluto studiare, perché io sono convinto che se un alunno non può dirmi no, non ho voluto studiare, non può dirmi nemmeno sì, voglio studiare. Se non può dire no, non può dire sì. Ma uno, se non è invitato, non è chiamato a essere lì con tutto se stesso, come fa a imparare? Imparare e preparare qualcosa dentro di sé. La differenza tra personalizzazione e individualizzazione. Innanzitutto l'elemento comune, cioè appunto il principio della differenziazione. Una scuola su misura, centralità del soggetto che apprende. In secondo luogo notiamo che l'individualizzazione è come finalizzata a una compensazione. Ci sono dei diversi, alcuni sono più indietro, hanno di meno, cerchiamo di dare a tutte la stessa cosa. Invece per quanto riguarda la personalizzazione è come consegnare, notate questa parola, consegnare, segna, io pongo, insegnare è porre dei segni, pongo dei segni con te, per te. E quindi è un invito a un metodo di lavoro, è un invito, è una riscoperta, un'offerta continua perché tu possa acquisire il tuo metodo di lavoro. Quindi la personalizzazione punta a promuovere l'identità personale. Adesso questo punto qui bisognerebbe approfondirlo di più, non c'è tempo. Io qui ho riportato quello che ho letto da un intervento del professor Bertagna e mi sembra molto chiaro. Notate, l'individualizzazione è dare a tutti, sebbene in modo diverso, lo stesso. La personalizzazione è dare a ciascuno il proprio. L'individualizzazione è dare a ognuno delle conoscenze e abilità che sono elencate nelle indicazioni, darle a tutti, magari con percorsi diversi. Invece la personalizzazione è usare le conoscenze e le abilità in modo tale da rispondere alle capacità che sono uniche e irripetibili di ognuno e possa acquisire competenze. Oppure l'individualizzazione
lavora su obiettivi didattici e unità didattiche. La personalizzazione è obiettivo formativo dell'apprendimento. Qui sarebbe interessante approfondire questo elemento. No, guardate che non è una questione di nominale, di nomi. Allora, a questo punto si capisce, personalizzare un piano di lavoro è fare in modo che nello studio, mediante lo studio, l'apprendimento e mediante l'apprendimento dello studente possa avere sempre più coscienza di sé come persona, cioè, quindi come essere in rapporto con l'altro e con gli altri, come essere libero, degno e capace di ereditare tutto ciò che c'è e che si viene scoprendo. Io, per non perdere molto tempo su questo, mi limito a leggervi quello che abbiamo usato anche per la rivista di Libertà ed Educazione. È un brano di Camus. Dice: col professor Bernard le lezioni erano sempre interessanti per la semplice ragione che lui amava appassionatamente il suo mestiere. La scuola non offriva soltanto una semplice evasione della vita. Almeno nella classe del professor Bernard appagava una sete più essenziale per il ragazzo che per l'adulto, la sete della scoperta. Certo, anche nelle altre classi si insegnavano molte cose, ma un po' come si ingozzavano le oche. Si presentava un cibo confezionato e si invitavano i ragazzi ad inghiottirlo. Notate che adesso continua e dice: nella classe del professor Bernard, per la prima volta in vita loro, i ragazzi sentivano invece di esistere e di essere oggetto della più alta considerazione. Li si giudicava degni di scoprire il mondo, perché erano guardati come persone. E anche il maestro non si occupava soltanto di insegnare ciò per cui era pagato, ma le accoglieva con semplicità nella sua vita personale. La viveva con loro, raccontava la propria storia e quella di altri ragazzi che aveva conosciuto. Ecco, personalizzare vuol dire lavorare in questa ottica e quindi promuovere esperienza. E ho messo questa immagine per dire: bisogna svegliare, la prima cosa l'insegnante deve svegliare. Deve permettere al ragazzo, svegliarlo non vuol dire che lo agito un pochino, ma vuol dire che possa dire io. Se uno non può dire io, non può imparare, non c'è qualità di studio, non c'è metodo di studio se non c'è questo. Allora, personalizzare vuol dire fare di tutto perché venga messa in gioco sempre la persona, sempre io, nel rapporto personale, nel rapporto con la classe, nel rapporto con la materia. I nemici di questo modo di procedere sono il razionalismo, l'astrazione, l'emozionalismo. Chiedo scusa se sembra uno slogan, ma per documentarli bisognerebbe avere un mucchio di tempo. Quindi, per me, nella mia esperienza, è così. Questi sono i nemici miei, dei miei alunni e del mio lavoro. Razionalismo, l'astrazione e l'emozionalismo. Razionalismo per cui la realtà viene come definita da schemi, non c'è spazio per l'imprevisto in classe. Ma come si fa a imparare se non do la possibilità che accada una cosa diversa da come io l'ho pensata? Certo, appunto, questo è dentro la storia della pedagogia. Il merito della riforma, secondo me, è dare organicità e legittimità di risposta a esigenze di cambiamento in direzione della personalizzazione. E sono possibili perché, vedete, appunto, vedete questi tre punti sono anche come il terreno in cui è possibile verificare e accettare la sfida. Dalla scuola dello Stato alla scuola della società civile, per questo c'è la possibilità della personalizzazione. La scuola non è tutto, non ha un solo centro. Della potenzialità di differenziazione ho già detto. Perché è uno specifico della professione? Perché la personalizzazione non è questione di temperamento. Dice: vabbè, sì, tu hai questo temperamento, quindi hai questo occhio, questo sguardo verso i compagni, ce l'hai così, va bene, verso i ragazzi. No, diventa specifico della professione. Se io non ho questo sguardo, non sono insegnante. Quindi, indipendentemente dal carisma o dalla buona volontà della persona,
uno potrebbe dire, vabbè, ma sono cose che abbiamo sempre fatto, è vero, forse, però io ribadisco più come da trasgressivi, giustamente, perché io se entro in classe perché sia possibile per me e per i miei alunni un'esperienza bella. Allora, la personalizzazione ha anche degli strumenti, perché adesso vedete, io mi sono fermato sull'aspetto organizzativo, ho detto dell'aspetto, diciamo, culturale, della dimensione della professione, ma ha degli strumenti, e sono tre quelli che la riforma ci consegna come i piani di studio personalizzati, il tutoraggio e il portfolio. Sicuramente questi strumenti vanno utilizzati avendo però come dei punti fermi. Il primo punto fermo è che la disciplina ha, la materia ha una sua importanza. La materia è il punto di vista della realtà. Allora ci interessa far aiutare a prendere coscienza dell'essere persona, a crescere come persona attraverso le materie. Non è che io entro in classe e faccio un discorso sulla persona, ma aiutare il ragazzo a fare i conti del suo a fare i conti con la, ho letto la parola fine per cui devo chiudere, a fare i conti con la materia, cioè si diventa persona perché studi e studi bene. Diventi persona, prendi coscienza di essere persona, scoprendo che la realtà è inesauribile, quindi è un sempre più là. Per cui, vedete, è un'altra frase di un grande autore, Tolkien, lui lo dice per i libri della lettura, occorre scegliere libri per bambini che tengono conto della loro crescita, che siano al di là, anziché al di sotto, della loro misura, al pari dei loro indumenti. Cioè, dico, guardiamo gli alunni nella dignità che loro hanno, quindi più in là. Finisco. Ecco, queste erano le parole chiave della nuova di questa cultura che diventa condizione per una scuola come quella che ho cercato così di descrivere, per questo cammino della personalizzazione. Appunto, responsabilità progettuale, adesso un documento lo vediamo, quello che dice la dottoressa Manco, la voglia di verificare, la cooperazione, rendicontazione, cioè rendere conto perché sei coinvolto con un altro, e una riflessione e documentazione critica, non in senso formale, nel senso reale, quindi è un'esperienza di soddisfazione che cresce. Ecco, grazie. Ringrazio il professor Mazzeo, mi rendo conto di essere un po' feroce nell'indicare i tempi, ma ci sono assegnati dal meeting, quindi dobbiamo assolutamente stare dentro i tempi prescritti. Scusate un mio eccesso di familiarità, ho dimenticato prima di salutare fra di noi il professor Roberto Persico, che è l'attuale presidente di IDS. Mentre per introdurre il contributo della professoressa Manco, vorrei leggervi qualche altro dettaglio del suo curriculum, perché ci abilita a seguire con particolare attenzione quanto ci dirà, perché la professoressa Manco è membro dello staff tecnico della Regione Lazio per l'avvio della riforma, coordina una rete istituzionale di 20 scuole della provincia di Roma, e la sua scuola nella sua scuola si coordinano progetti di ricerca nel campo educativo, didattico e organizzativo. Quindi l'intervento prezioso, credo molto prezioso, che adesso potremo ascoltare, è proprio nella direzione di come una scuola riformula la sua attività proprio a partire dalla riforma stessa. Grazie. Sì, io riprendo brevemente alcune parole che sono state dette nella mia presentazione, cioè ho conosciuto DS nei primi mesi di questo anno in un incontro a Bellaria organizzato dal
Ministero per nell'ambito del progetto Risorse. Eravamo sia io che Cristina Danese, Stefania e Antonia, eravamo lì come ricercatori che avrebbero poi svolto attività di osservazione nelle scuole che si erano candidate per il progetto Risorse. E credo che per quello che mi riguarda non sia stato veramente un felice incontro, perché la nostra scuola è stata da molti anni, si è introdotta da molti anni in processi di innovazione e di ricerca, come diceva prima. E questo però aveva portato la scuola in una condizione di estrema solitudine. Io credo che sia un'esperienza comune anche a molti di voi questa sensazione, cioè quando ci si avvia verso processi di innovazione e quando questa innovazione diventa veramente concreta nel modificare radicalmente l'impostazione di una scuola, e direi ancora prima della organizzazione, modificare radicalmente la cultura del fare scuola tra i docenti e nel rapporto con le famiglie e con i genitori e con i ragazzi, questa cosa diventa immediatamente occasione di isolamento, specialmente quando accade in un contesto ostile come è stato quello nel quale abbiamo lavorato. E è stato quindi molto difficile, proprio molto faticoso, molto è una cosa nella quale abbiamo investito molte energie emotive, quello di produrre un cambiamento reale, che fosse appunto visibile, trasparente, concreto, nelle cose, nei percorsi, nella organizzazione, a partire dall'orario, a partire dalla distribuzione dei docenti, nella collocazione dei docenti nelle classi e anche poi nella distribuzione delle discipline tra i docenti. Tutto questo perché la nostra esperienza era cominciata molto prima del DM100 attraverso il quale siamo entrati nella sperimentazione. Diciamo che già negli anni precedenti al 2000, quando eravamo soltanto scuola media, attraverso un progetto di innovazione, di ricerca che era stato lanciato dalla Direzione Generale Scuola Media, la scuola media appunto si era introdotta a questa ricerca didattica per trasformare l'orientamento in un processo proprio strutturale, un elemento strutturale dei processi formativi. Ma questo ci aveva condotto, cioè nel momento in cui avevamo voluto rendere l'orientamento un elemento strutturale dei processi formativi, era stato indispensabile toccare due cose: la didattica e l'organizzazione. La didattica perché significava cambiare radicalmente il modo di fare scuola, cioè passare da una programmazione dell'insegnamento che è tutta centrata sui contenuti e sull'insegnante ad una progettazione dell'apprendimento che parte invece dall'esperienza dei ragazzi e dalle esigenze dei ragazzi. E dall'altra parte l'esigenza di costruire percorsi flessibili, di costruire occasioni di opzionalità, se non addirittura di facoltatività. Lavoravamo a normativa invariata, erano gli anni 95-96, quindi era di fatto impossibile parlare di facoltatività, parlavamo di opzionalità in un orario che rimaneva invariato, ma utilizzando tutte le risorse della normativa che in quel momento erano disponibili. E lì cominciamo a costruire questi percorsi flessibili, questi spazi di flessibilità all'interno dei quali i ragazzi avrebbero potuto operare scelte che fossero più vicine alla propria sensibilità, ma io direi meglio più vicine alle proprie aspettative, al proprio progetto di vita, a quello che avrebbero voluto fare e che si aspettavano di fare andando avanti. Ora, tutto questo appunto aveva veramente cambiato radicalmente il modo di fare scuola, l'organizzazione della scuola, e aveva creato una dissonanza rispetto al contesto, rispetto al territorio nel quale ci siamo trovati ad operare, perché in realtà le ragioni della dissonanza erano delle ragioni profondamente ideali. È una riflessione che è venuta a posteriori, se volete, in quel momento non ce ne siamo neanche resi conto, e per questo dico che l'incontro con DS è stato un felice incontro, perché a me personalmente, ovviamente ho riportato nella scuola poi questa intuizione, questa esperienza forte, questo vissuto forte, ha dato certezza che lo scontro che si andava svolgendo nel nostro territorio non era uno scontro sulle cose, anche se passava attraverso le cose, ma in realtà era uno scontro sugli ideali che ci stavano dietro. Era una battaglia profonda tra l'idea di una educazione e formazione che deve essere uguale per tutti
ed è questa la logica dell'insegnamento, e invece un'idea di formazione che possa essere diversa per ciascuno, che dia a tutti le stesse opportunità, ma che consenta a ciascuno di seguire il proprio percorso, quella che con uno slogan possiamo definire la libertà di educazione, la libertà di formazione. E quindi passare da questa sensazione di estrema solitudine nel proporre l'innovazione, nel realizzare l'innovazione, alla certezza invece che è possibile lavorare in compagnia di altri e di produrre delle innovazioni che altri, magari a distanza, magari lontano, ma trovano utili e interessanti, è invece stato un elemento di grande conforto per me personalmente e per tutti i docenti che con me stanno lavorando, perché è evidente che questa ostilità aveva toccato non soltanto me come persona, come dirigente, che ero stata identificata come la causa, il motore se volete, ma anche la causa negativa di questo cambiamento, ma poi aveva trascinato questa valutazione negativa all'intera scuola e tutti i docenti, sui quali è stato necessario operare molto sulla motivazione, sulle ragioni del cambiamento, sulle ragioni forti del cambiamento, che per mia fortuna, direi, e per fortuna nostra, di tutta quanta la scuola, tutti sono riusciti a trovare. E in questo momento la scuola è veramente molto forte, molto coesa, molto consapevole di aver prodotto un cambiamento importante, di averlo prodotto a partire dalle cose che comunque esistono, cioè non perché c'è una riforma, ma perché, come diceva prima, la madre di tutte le riforme, cioè l'autonomia, ci ha consentito di sperimentare, di avviare, di costruire percorsi innovativi, e all'interno di questi percorsi innovativi ci sta benissimo anche questa riforma, come non potrebbe non esserci ovviamente. Due parole, come dire, di presentazione generale di questo breve intervento, che spero possa essere dare delle idee concrete, spunti concreti, perché è difficile dare, come dire, tutte le ragioni delle cose che si stanno facendo nella scuola. Però io ho trovato nel venire qui al meeting due forti consonanze tra questa idea della personalizzazione e le cose che si vanno dicendo al meeting, due cose in modo particolare. Prima di tutto il titolo, in questo tendere continuamente alla meta, in questo progresso che consiste non nel sentirsi arrivati, non nell'aver concluso la ricerca, ma nel tendere alla meta. Io credo che un piano personalizzato, costruire un piano personalizzato, realizzare un piano di studio personalizzato sia veramente quanto di più vicino si possa immaginare a questo tendere continuamente alla meta, perché in realtà un piano personalizzato non è una cosa che si definisce a priori, non è una programmazione che si fa a settembre e che resta uguale per l'intero anno scolastico, non è una cosa che si programma in prima elementare e che va avanti uguale per sempre fino alla terza media o anche oltre, è invece una cosa che diviene continuamente, è piuttosto uno sguardo all'indietro a posteriori che non invece un guardare avanti. È certo un progetto, è sicuramente un progetto, perché parte da alcuni punti fermi e che deve poi costruirsi nel tempo, ma appunto questo divenire continuo e questo costruirsi nel tempo è un tendere continuamente alla meta, secondo quello slogan ormai diffusissimo del long life learning, cioè dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, perché ciascuno di noi continua ad apprendere, ancora adesso io credo, io stessa e noi tutti siamo qui per apprendere qualche cosa che ci accompagnerà andando avanti. L'altro elemento che mi è venuto spontaneo riferire alla costruzione di piani personalizzati è questo principio della sussidiarietà che sta pervadendo tutti i dibattiti e tutti gli incontri di questo meeting. Anche qui trovo che la cosa sia particolarmente felice e che possa molto ben rappresentare un piano di studi personalizzati, anzi direi di più, è quasi come se il piano personalizzato potesse diventare una metafora di questo principio della sussidiarietà, perché un piano personalizzato non è un'operazione unilaterale e univoca del docente nei confronti dell'alunno, è invece un atto di cooperazione in cui il docente è la persona responsabile, è la persona che deve
come dire, in qualche modo coordinare il lavoro, ma che richiede necessariamente il contributo di tutti gli altri docenti, non soltanto il tutor evidentemente, ma tutti i docenti che sono in quella classe e che sono intorno al bambino, così come la famiglia e ovviamente tutte le risorse educative e formative che sono disponibili sul territorio. E quindi se finalmente, se una volta per tutte i docenti, la scuola riuscisse a tirarsi fuori dall'idea che la scuola è depositaria della verità, che la scuola è depositaria di un sapere certo, definito, costituito, che deve essere trasmesso così com'è a qualcuno, e che invece la scuola deve essere un luogo dove liberamente gli alunni, con le loro famiglie, con la loro personalità, con il loro essere fino in fondo, possano costruire un piano personalizzato, e quindi se si riuscisse a capire che da entrambe le parti bisogna lavorare per il bene di un'altra persona, esattamente come si dice in tutti gli incontri che si vanno svolgendo qui al meeting, io penso che questo sarebbe il servizio migliore che noi potremmo fare non soltanto ai nostri ragazzi, ma direi proprio alla scuola italiana, facendola uscire finalmente dalla rigidità e dagli schematismi nella quale si è infilata da sempre, e offrendole questo slancio di autonomia autentica, di libertà, di prospettiva verso un futuro che può essere diverso. Di queste tre affermazioni che vedete qui, educare alla libertà e alla responsabilità, riconoscere le potenzialità di ciascuno valorizzandone le diversità e costruire percorsi di formazione attraverso la conoscenza, perché non dimentichiamo che la scuola, lo specifico della scuola è la conoscenza evidentemente, quindi il piano personalizzato e l'andare incontro alla persona non può che passare attraverso percorsi di formazione attraverso la conoscenza. Io cercherò di descrivere nel modo più semplice e anche, come dire, interessante questa ultima parte, cioè il costruire piani personalizzati, percorsi di formazione. Appunto, di questo abbiamo già detto, per valorizzare il principio della sussidiarietà verticale e orizzontale. Allora, cosa vuol dire nel concreto per una scuola? Cioè, quali sono le operazioni concrete che una scuola deve fare o può fare? Scusami, hai ragione. Per favore, una maggiore gentilezza sarebbe stata auspicabile. Purtroppo è un mio modo di parlare, quello di essere abbastanza impetuosa, e mi scuso se questo non consente di comprendere bene le cose che si vanno dicendo. Allora, dicevo che per la scuola concretamente costruire percorsi di formazione significa prima di tutto definire il profilo formativo in uscita che la scuola intende perseguire attraverso tutte le sue attività. È vero che il profilo in uscita è già definito, però all'interno di questo già definito dal Ministero è possibile comunque individuare alcuni principi, finalità, valori che fanno parte del DNA della scuola e che comunque attraversano tutta quanta le attività della scuola. È un'operazione di scelta, è un'operazione di scelta responsabile ed è quindi un esercizio di autonomia evidentemente. Significa anche per la scuola individuare e proporre attraverso unità di apprendimento i saperi essenziali, significativi per la propria realtà territoriale, operando scelte responsabili all'interno delle indicazioni nazionali. La quantità di contenuti e abilità che sono elencati nelle indicazioni nazionali è tale da dover necessariamente supporre un criterio di scelta da parte delle scuole. Se non altro, nella organizzazione per bienni, la necessità di individuare quali contenuti, quali abilità vengono proposte nel primo o nel secondo anno del biennio, per esempio. Oppure, se parliamo delle sei educazioni, il cui profilo viene definito soltanto in uscita al quinto anno della scuola primaria e al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, lì sicuramente bisognerà collocare nel corso degli anni i contenuti e le abilità che si vogliono ricondurre alle sei educazioni. Quindi è sicuramente un'operazione anche questa di scelta e di assunzione di responsabilità, è quindi un esercizio di autonomia.
Bisogna poi garantire a tutti gli alunni uguaglianza di opportunità, offrendo però opzioni diversificate. Questo si tratta, in quest'ultimo caso si tratta proprio di intervenire sulla organizzazione della scuola. Vedremo, spero, meglio questa cosa. Sorvolo un attimo su questo, voglio dire che il definire il profilo in uscita è un'operazione del collegio docenti, e anche individuare le competenze eterocentrate è una funzione affidata ai gruppi di progetto. Individuare i saperi essenziali è un compito dei dipartimenti disciplinari. Distribuire nel tempo la loro acquisizione è un'operazione indispensabile, come dicevo, per le 6 educazioni, è necessaria per tutte le discipline anche all'interno del biennio. Proporre i saperi essenziali significa organizzare delle unità di apprendimento. È possibile organizzare anche un repertorio, una banca dati di unità di apprendimento. L'INDIRE lo sta facendo attraverso il progetto risorse, ma anche andando avanti, e c'è tutta una sezione del sito dedicato alla riforma in cui è possibile trovare esempi di unità di apprendimento formulate in modo diversificato, documentate anche in modo diversificato, ma io credo che sia importante poter attingere a un repertorio attraverso il quale poi si possono riproporre argomenti, contenuti, modalità, però può essere, almeno la nostra scuola è una cosa che sta facendo. Ovviamente a fianco delle unità di apprendimento trasversali, utilizzando per esempio le tematiche delle 6 educazioni, è importante anche costruire un repertorio di unità di apprendimento disciplinari attraverso le quali si possono sistematizzare proprio i contenuti delle discipline. Come dicevo prima, che per costruire percorsi di formazione garantendo uguaglianza di opportunità ma offrendo nello stesso tempo opzioni diversificate, la scuola deve necessariamente intervenire su 2 leve, da una parte la didattica e dall'altra parte l'organizzazione. La didattica io credo che sia il cuore della riforma, perché se non cambiamo modo di fare scuola, cioè se non cambiamo l'idea che non dobbiamo più trasferire contenuti dati, ma dobbiamo attivare processi e soprattutto consentire ai nostri ragazzi di acquisire competenze eterocentrate, io credo che gran parte della riforma perde il suo significato. È un'operazione che va a coinvolgere direttamente la professionalità del docente, quindi anche il collega Mazzeo diceva prima questo, che la personalizzazione passa prima di tutto attraverso i docenti, prima di tutto sono i docenti che devono capire che cosa significa personalizzare. Io credo che una delle cose importanti sia appunto quello di cambiare il modo di fare scuola, di cambiare il modo di stare in classe e di attivare azioni didattiche, perché bisogna passare da una programmazione dell'insegnamento in cui i contenuti sono il filo conduttore delle cose che devono essere proposte, ad una progettazione dell'apprendimento in cui sono invece i processi il filo conduttore delle attività che vengono proposte ai ragazzi. Infatti questa didattica completamente rinnovata utilizza le discipline come strumento e non come fine dell'insegnamento. Una cosa che si diceva per esempio già nei programmi del 79 della scuola media, non è una novità. Il fatto è che questa cosa deve essere realizzata concretamente dentro le classi, non basta dirlo, non basta dire che la disciplina è uno strumento per raggiungere altre cose, bisogna operare concretamente affinché i ragazzi effettivamente vengano impegnati in azioni e abbiano la consapevolezza che le discipline sono contenitori dai quali possono attingere tutte le conoscenze che servono, perché non c'è competenza senza conoscenza, non c'è alternativa o esclusione tra conoscenza e competenza, c'è una forte integrazione sicuramente, però bisogna capirlo e bisogna tradurlo in azioni didattiche concrete. È una didattica finalizzata alla costruzione del sapere. Sarebbe lunghissimo qui tirare fuori tutta la teoria costruttivista della conoscenza, è inutile che ne parliamo, avrete sicuramente biblioteche anche multimediali a cui attingere per avere un'idea di questa situazione che si potrà trattare in altri momenti. Di queste slide troverete poi sul sito di DS i contenuti specifici dei quali abbiamo già accennato. Ecco, mi preme soltanto sottolineare ancora una volta questa attenzione al processo che garantisce l'unità dell'apprendimento costituita da dinamismi della mente e procedure per penetrare all'interno delle concettualizzazioni formali.
Citiamo, vi presento alcune citazioni da Agazzi in modo particolare, cioè attivare processi. Il processo dell'insegnamento e dell'educazione deve essere un processo di attivazione delle potenze e attività mentali, spirituali, dello scolaro. È da esse che occorre partire, è il loro sviluppo quello che importa. E ancora Agazzi, l'insegnamento più che mirare alla nozione deve guardare al processo con cui la nozione viene appresa, scoperta, configurata e quasi creata dalla mente di chi la pensa. Una citazione di Lucio Guasti, già presidente dell'INDIRE, attualmente docente all'Università Cattolica di Piacenza, didattica sperimentale, non ricordo esattamente, lui dice che la sfida che oggi la didattica ha di fronte è quella di inventare altre soluzioni rispetto a quelle tradizionali, tali da essere realmente in grado di favorire i processi di formazione richiesti dall'opzione apprendimento. La nuova didattica deve trovare quindi modi per investire sui processi di espansione delle forme diverse di apprendimento e per incontrare tutti quei contenuti che risultano essenziali per il proprio sviluppo e lo sviluppo del proprio apprendimento. Ci sarebbero qui alcune slide che propongono una metodologia particolare, che è quella centrata sui compiti di realtà, sulle quali io sorvolo velocemente perché non c'è abbastanza tempo per approfondire, ma delle quali potremo parlare in altre circostanze. Che cosa significa invece intervenire sull'organizzazione? Allora, la scuola deve prima di tutto progettare il percorso della classe, proponendo alternativamente a classe intera e nei laboratori a classi aperte delle unità trasversali e delle unità disciplinari, in modo da toccare negli anni di corso previsti tutte le competenze, i contenuti e le abilità che definiscono il profilo in uscita prescelto per i propri alunni. Significa però anche progettare il percorso dell'alunno, concordando con la famiglia un percorso equilibrato che si snodi tra le attività a classe intera, le attività opzionali, e cioè i LARS, i laboratori espressivi, i laboratori per compito, e le attività facoltative, che rappresentano in modo particolare i laboratori elettivi, che diventano tuttavia parte essenziale e complementare all'interno del percorso formativo. Cioè l'area della facoltatività non è intesa, non deve essere intesa come un'appendice quasi superflua della quale si può fare a meno, ma come lo spazio nella quale si va ad esercitare in modo privilegiato la personalizzazione del percorso formativo, in cui il ragazzo possa incontrare quelle attività, quei laboratori, quei contenuti, quelle esperienze forti che gli consentono di rappresentare e di costruire il proprio progetto di vita. Qui c'è una specie di schema attraverso il quale si può riflettere per costruire un piano personalizzato. Anche questo io vi invito a leggerlo poi sul sito di DS, perché è un po' troppo lungo parlarne in questo momento. Riprendiamo l'affermazione che dicevo prima, cioè che un vero piano di studi personalizzato è un progetto mai concluso, un progetto in continuo divenire, che rappresenta un reale progresso solo se e solo quando tende continuamente alla meta che si snoda lungo tutto l'arco della vita. Allora, su che cosa bisogna intervenire dal punto di vista organizzativo per rendere concreta l'opzione della personalizzazione? Intanto sull'orario, che va organizzato dalla presidenza per tutte le classi contemporaneamente. Vi farò un esempio e vi faccio vedere anche perché questa esigenza, che non venga nella scuola elementare, è quasi una prassi, quella che i docenti dei moduli si costruiscano l'orario autonomamente. Ecco, è una cosa che non è più possibile, perché bisogna creare gli spazi della personalizzazione che coinvolgono tutte le classi. I docenti ovviamente che andranno ad occupare nuovi ruoli, ad esercitare nuove funzioni, ma anche sulle discipline, insegnamenti, educazioni, quante, quali, quando, come, perché, cioè attraverso quale metodologia, in che modo, attraverso quali attività. Qui trovate questo esempio di orario, che è il nostro, su cui vi invito a riflettere su due o tre cose soltanto. Vedete questi spazi azzurri nella parte inferiore dello schema, dove c'è scritto tempo pieno? Allora, vedete anche in alto A, B, C, D sono le quattro sezioni, sono quattro sezioni in orizzontale, che fanno pomeriggio tutte nelle stessi giorni, è un orario articolato su 5 giorni con 2 pomeriggi obbligatori nel corso della settimana, tutte le classi fanno pomeriggio negli stessi giorni, i bambini del tempo pieno sono distribuiti su tutte le classi del cosiddetto tempo pieno, in realtà
sono i bambini che chiedono di accedere alle attività facoltative. E con nostra grandissima sorpresa, quest'anno, quando noi a gennaio abbiamo proposto l'elenco delle attività dei laboratori elettivi che si proponevano in queste giornate facoltative, la richiesta è aumentata vertiginosamente. Cioè, fin tanto che era un obbligo scegliere un tempo pieno che sarebbe stato vincolante per l'intero anno scolastico e per l'intero percorso scolastico, erano pochi quello che lo sceglie, meno, un 50%. Quando invece è diventato uno spazio di libertà da utilizzare autonomamente e liberamente, c'è stata una grandissima richiesta da parte delle famiglie. Gli spazi colorati in verde, che sono gli spazi dedicati ai laboratori, in particolare ai LARSA, ai laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, e questi sono, come vedete, a classi aperte su due sezioni per volta, e poi sono gli spazi rossi, che sono invece le classi aperte tutte e quattro insieme, e sono dedicati ai laboratori espressivi. Classi aperte significa che in questo spazio orario i bambini provenienti da tutte le classi si ricompongono per gruppi di apprendimento, non più di 12-15 alunni per gruppo, e lì questo è lo spazio della personalizzazione. Vado velocemente. Sì, lo so. Sono quasi arrivata comunque. Gli spazi dei laboratori opzionali sono gli spazi dedicati alle diversità, sono organizzati a classi aperte, come dicevo prima, in orari dedicati, all'interno delle 27 ore. Mentre gli spazi dei laboratori elettivi noi li dedichiamo in particolare alle intelligenze, facciamo riferimento in questo caso alle intelligenze di Gardner, dedicando in particolare ai talenti artistici e musicali, ma anche a tutte le altre intelligenze, l'intelligenza linguistica, quella matematica, quella spaziale, quella personale, interpersonale, i laboratori elettivi che devono essere organizzati, come abbiamo visto prima, in spazi che siano comunque accessibili a tutti gli alunni, altrimenti non diamo ai ragazzi una vera possibilità di costruire piani personalizzati. Cioè, se si costruiscono, ed è un'opzione che molte scuole stanno utilizzando, dei percorsi predefiniti, per cui le 3 o le 6 ore della facoltatività vengono a monte destinate ad alcuni tipi di attività, è evidente che questo limita fortemente la personalizzazione, perché il ragazzo è costretto a scegliere a priori, io direi quasi all'inizio della prima media, parlando di scuola media, un percorso che poi lo vincola anche negli anni successivi. In realtà la personalizzazione deve essere uno spazio di autonomia e di libertà, non certo il carrello della spesa del supermercato, perché è la scuola che fa le proposte e le fa in modo tale che siano coerenti con l'intero piano dell'offerta formativa e che quindi i ragazzi possano trovare in questi spazi della facoltatività il modo di completare il percorso già fatto altrove. E infatti qui sono le ultime slide, quelle che sottolineano come sia indispensabile una grande attenzione nella progettazione di tutte le unità di apprendimento proposte a classe intera, nell'ARTA, nelle attività opzionali, nelle attività facoltative, in modo che siano coerenti tra loro e soprattutto che siano coerenti con il piano dell'offerta formativa, vale a dire con i principi, finalità, valori che rappresentano il profilo formativo in uscita. Vi presento, non potrei fare diversamente, il punto di vista del dirigente, cioè che occorre sicuramente una gestione unitaria della scuola. Cioè, credo che sia definitivamente tramontata l'ipotesi di avere una scuola in cui il piano dell'offerta formativa sia una somma di singoli progetti, cioè dai progetti della scuola dalla scuola dei progetti al progetto della scuola. Deve necessariamente essere un progetto unitario, che non significa omologante, che non significa scritto una volta per sempre, che non significa scritto una volta per tutti, ma un progetto all'interno del quale ci siano gli spazi della diversificazione, dell'opzionalità, della diversità, in cui sia possibile per ciascuno trovare il proprio spazio di autonomia e di libertà. Questo però significa da parte del dirigente una gestione molto unitaria di tutta quanta l'attività della scuola e una gestione coesa degli aspetti organizzativi. Non possono esserci sfrangiature o smagliature, perché l'uso degli spazi, per esempio, diventa fondamentale. Quando c'è una scuola intera di 35 classi che lavora a classi aperte, e quando si lavora a classi aperte c'è bisogno di più spazi rispetto a una semplice classe, è evidente che la distribuzione e l'uso degli spazi deve essere molto pensato e molto ragionato.
Tutto questo appunto per esercitare pienamente l'autonomia, che è poi il modo per rendere veramente personalizzato un piano di studi. Grazie. Ringraziamo sinceramente la professoressa Manco, il dirigente scolastico, del contributo che ci ha offerto. Io vorrei soltanto, purtroppo non c'è che lo spazio per una frase, però vorrei soltanto riprendere il tema di questo incontro, la sfida della personalizzazione. Chi la può affrontare questa sfida? Chi la può assumere? La può assumere un insegnante che sia persona lui, non appena che sia un ruolo o un burocrate o un esecutore, deve essere persona lui. E per essere persona bisogna che sia, in quello che sta facendo la sua professione, cosciente rapporto col suo destino. Non si può andare a scuola semplicemente per fare qualcosa. Il problema di andare a scuola è un problema di essere se stessi. E compiendo quello che sono le esigenze fondamentali per cui uno è diventato insegnante, che sono le esigenze per cui uno ha avuto esprimersi come uomo. Mentre chiederei la disponibilità dell'onorevole Aprea, se volesse, di portarci il suo saluto, quindi se vuoi, cioè, io approfitto intanto per... Approfitto intanto per darvi, rendervi noti gli appuntamenti che ci attendono. L'appuntamento è oggi alle 15 nella sala A6 bis sul tema valutare per orientare il portafoglio delle competenze. Domani abbiamo altri due incontri, sempre alle ore 11 nella sala A6. L'azione didattica, maestri, materie e lezioni, per non dimenticare che qualunque riforma è a servizio del fatto dell'insegnamento, che è l'incontro con un maestro attraverso una disciplina. E alle ore 19 in sala A6 bis, prospettive per la scuola superiore, per incominciare a vedere chiaro nello sviluppo del secondo ciclo. È un'avventura questo, cominciare a vedere chiaro nello sviluppo del secondo ciclo, quindi vi invito cordialmente. Il materiale di questi incontri diventerà un prezioso strumento di lavoro per l'anno scolastico che inizia. Per questo le sintesi saranno pubblicate al più presto sul sito dell'Associazione, come ci ha già anche ricordato la dirigente scolastica. La stessura, DDS evidentemente, la stessura completa verrà pubblicata su uno dei prossimi numeri dei quaderni di libertà di educazione. Ricordiamo che è possibile abbonarsi alla rivista presso lo stand di Itaca accanto alla libreria del meeting. Da settembre la newsletter di DS cambia formato e diventa l'IBED News. Per riceverla è sufficiente registrarsi sul sito www.ds.org. Ricordiamo che sul sito è attivo anche un forum, che è lo strumento più semplice ed efficace sia per porre questioni sia per suggerire esperienze legate all'avvio della riforma. L'iscrizione all'associazione, perché un insegnante non è persona per scelta volontaristica, è perché è dentro un rapporto che lo fa, che lo educa e lo fa. L'iscrizione all'associazione è il primo e più semplice modo per sostenere la sua attività e per partecipare alle sue iniziative. È possibile effettuare anche qui al meeting presso lo stand della COE, Compagnia delle Opere Educative, area CDO Padiglione C3, oppure presso le sedi locali come trovate indicate nel quartino. Questo è molto importante, sempre allo stand potete ritirare altre copie del quartino, che può essere strumento di incontro, di proposta, di coinvolgimento con i colleghi e amici. E inoltre, sia oggi alle 18.45 che domani alle 18.30, possiamo prendere insieme un aperitivo e incontrare direttamente i relatori degli incontri per ogni esigenza di eventuale chiarezza, chiarimento o ulteriori integrazioni che la ristrettezza dei tempi non ci ha permesso di poter realizzare nell'incontro stesso. Ecco, io ringrazio di nuovo l'onorevole Valentina Aprea, a cui diamo il compito di concludere
il nostro incontro. Grazie. E anche di avere qualche cenno all'inizio del nuovo anno, un po' da alto mare aperto. Grazie, io vi ringrazio moltissimo, è sempre per me un piacere ritornare in mezzo a voi. Ringrazio l'Associazione Professionale DS che costantemente sostiene la riforma e anticipa anche alcuni passaggi critici in alcuni momenti anche della riforma. Ringrazio Bobo Persico che vi rappresenta nel forum delle associazioni professionali. E io stamattina ho ascoltato con molta attenzione e soddisfazione tutto quello che è stato detto, perché voi state interpretando la riforma e avete sicuramente una grande responsabilità. Noi l'abbiamo avuta e sicuramente non ci tiriamo indietro, andiamo avanti, stiamo scrivendo gli altri decreti, ma adesso la responsabilità vera è nelle mani dei docenti, della scuola militante. Quindi vi ringrazio moltissimo per come avete saputo già fare tesoro degli strumenti che noi abbiamo previsto nella legge di riforma. Non abbiamo scoperto niente, per fortuna, perché i valori erano i nostri antichi, che abbiamo saputo però portare nelle leggi. Se abbiamo un merito è questo: abbiamo portato i nostri valori, il valore della personalizzazione della persona al centro di una riforma. E la sfida della personalizzazione per noi vuol dire questo, e la sfida della società della conoscenza, e la sfida della cittadinanza attiva, e la sfida di un'istruzione che non vuole essere più uguale per tutti e obbligatoria per tutti, ma che diventa un'opportunità per tutti, che deve garantire sicuramente gli strumenti di cittadinanza e di cittadinanza attiva, sapendo bene che questa cittadinanza non si raggiunge né a 15 anni come voleva la vecchia riforma Berlinguer, né a 18 anni. Non è un fatto anagrafico o legato ad un tempo della vita. Oggi l'educazione permanente porta questo concetto di educazione e di conquista di personalità e di personalizzazione per tutto l'arco della vita, e dunque anche le istituzioni devono riconoscere certamente momenti formali, e questi sono gli standard che voi avete ricordato essere nelle indicazioni nazionali, ma ci sono anche momenti informali, ci sono momenti personali di apprendimento che devono essere riconosciuti dalle istituzioni, perché l'educazione oggi è formale, informale, non formale, e tutto sta intorno a quello che ognuno di noi è, ogni persona è, ogni alunno saprà e vorrà essere. Quindi è la sfida della personalizzazione, la sfida del nostro tempo, è la sfida di una scuola che non si preoccupa più del valore legale del titolo di studio, ma anzi lavora per abolire il valore legale del titolo di studio e vuole riportare al centro la persona, il suo modo di apprendere, quindi non un titolo, un pezzo di carta, ma certificazioni dei processi, dei percorsi, delle competenze spendibili dentro e fuori il nostro paese, dentro e fuori la scuola, e in un contesto molto più aperto, molto più libero, ma perché parte e ritorna sempre alla persona, parte dalla persona e ritorna alla persona. È un processo quindi davvero circolare, e quindi non valgono più i vecchi schemi di rigidità e i vecchi schemi di uniformità, perché quelli appartengono ad un passato che non c'è più da tempo. Quindi il nostro merito è stato quello di intanto far valere i valori che ci sono cari nelle leggi italiane di riforma scolastica, e poi quello di introdurre strumenti per un diritto dovere all'istruzione e alla formazione, e quindi alla realizzazione personale, in sintonia con la società della conoscenza, con la cittadinanza attiva, con la cittadinanza europea. Non dimentichiamo anche questo aspetto.
tutto il bagaglio di conoscenze e di saperi di cittadinanza che i nostri ragazzi devono possedere per essere cittadini europei come tutti gli altri coetanei, e quindi non essere da meno. Pensiamo alle competenze linguistiche, ma anche alle competenze di civiltà europea. Chi insegnerà a questi ragazzi la civiltà europea? E allora questi sono sicuramente saperi di cittadinanza, quindi nuove esigenze formative, però in un clima, come avete detto voi, sicuramente più libero, più aperto, in una comunità che apprende. Mi è piaciuta moltissimo l'espressione utilizzata da Mazzeo, la ripeteremo anche noi. Io credo che noi dobbiamo lavorare per far sì che i ragazzi avvertano l'importanza di stare a scuola, di apprendere, di imparare, sapendo che siamo lì per loro, che noi siamo importanti per loro, ma che loro sono importanti per noi. Insomma, non la figura dell'insegnante, come diceva Barone, ho apprezzato moltissimo, e grazie per quello che ci hai detto, non la figura dell'insegnante che pretende di essere una monade o comunque arriva svolge il suo lavoro nella chiusura del proprio io, ma che si apre al tu, che si apre agli studenti, ai ragazzi. Abbiamo fatto questa riforma per i ragazzi, per il loro futuro, il futuro di una generazione. Quante volte con Mario Mauro abbiamo ripetuto questa espressione, vero Bobo, con Franco Nembrini e gli altri? Stiamo lavorando per questo, però non c'è dubbio, se la legge è più o meno buona, lo sarà sicuramente di più se il vostro lavoro sarà ottimo. Grazie e in bocca al lupo. Ringraziamo ancora il sottosegretario per le parole che ci ha portato, ringrazio i relatori per la ricchezza dei loro contributi e tutti voi che avete voluto accettare il nostro invito. Grazie.